Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel quarto episodio su Inazuma Eleven Go Chronostone Fiamma. Attenzione, ma prima di continuare la nostra avventura lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video e mi raccomando condivideteli con i vostri amici che amano Inazuma Eleven, soprattutto Chronostone, che penso piaccia a chiunque. Seguiamo Mark nella sala docenti, perché sta andando ad iscriversi al club di calcio, ok? E fin qui ci siamo tutti. Vorrei iscrivermi al club di calcio. Mi dispiace, ma in questa scuola non esiste un club di calcio. Cosa? Ah, è vero. Cosa? Shh, capisco il tuo entusiasmo, ma fai in modo di non farci scoprire, ok? Ha ragione. Scusa, è stato più forte di me. Povero Mark, tutto triste se ne va. Anche se non mi sembra di aver mai visto Mark triste. Se non c'è un club di calcio alla Raymond, ne fonderò uno io. Bravo, bravo. Dove sta andando? Probabilmente alla vecchia sede del club. Dai. Esatto. Ed eccoci qua, siamo arrivati, Mark. Siamo sicuri che sia questo il posto? È un po' sporco. Beh, vuol dire che prima dovremmo pulirlo. Mettiamoci al lavoro, Silvia. D'accordo. Regà, la prima saga di Inazuma, secondo me, rimane la più bella. Per carità, non aveva grandi cose, wow, tipo Spiriti Guerrieri Miximax, ma comunque a livello di storia è bellissima. Qui ha inizio tutto, la storia del club di calcio della Raymond. La protocollo Omega potrebbe apparire da un momento all'altro per cambiare le cose. Ci puoi scommettere. Per impedire che il corso degli eventi venga alterato, dobbiamo stare in guardia e sconfiggerli quando si faranno vivi. Giusto? Allora, Arion, quei due, come posso dire, beh, c'è del tenero tra loro? Cioè, nel senso, sono fidanzati, voleva dire? Wonderbot, non mi sembra il caso di fare certe domande. O perlomeno io penso che a Silvia sia sempre piaciuto Mark. Ma Mark pensava un po' troppo al calcio. Vabbè, lasciamo stare. Ecco qua, il cartello della sede del club. Una volta che lo avrai appeso, saremo pronti. Sì! Tac. Perfetto, il club di calcio della Raymond è ufficialmente aperto. Dovremmo reclutare quanti più membri possibile. Già, anche perché ci sono un sacco di cose che voglio fare. E poi c'è il torneo del Football Frontier a cui pensare. Ed eccola qua, è arrivato Alpha. Temo proprio che non sarà così. La Raymond non vi prenderà parte. Lo conosci, Silvia? No, non l'ho mai visto prima d'ora. Eccolo, è Alpha. Ormai è deciso, il club di calcio smetterà di esistere. L'ho appena aperto, cioè neanche fosse un'impresa in Italia, cioè le imprese in Italia aprono oggi, domani arrivano, no, devi chiudere. Di che stai parlando? Chi lo dice? Io creerò una squadra alla Raymond, ho solo bisogno di trovare i membri. A nessuno piace il calcio qui. Ma sei impazzito? Ci sono molte persone che amano il calcio, a cominciare da me. Esatto. Non lo amerai ancora per molto. Questo lo dici tu? Oh, davvero? Modalità teletrasporto. Oh no, sono scomparsi. Forza, seguiamoli. Appena in tempo. Stadio del Football Frontier. Ma che è un campo di calcetto? Dove sono? Nel luogo in cui il tuo amore per il calcio morirà. Fei, dove ci troviamo? Lo stadio del Football Frontier. È qui che Mark Evans e i suoi compagni hanno lottato per diventare campioni nazionali. Ah! Cosa sta succedendo? Ci affronterai in una partita. Eh? Una partita di calcio? Allenatore Evans! Se vuoi giocare a bocce, facciamo a bocce. Non fa niente, però.
Voglio dire, Mark, queste persone stanno cercando di eliminare il calcio. Ah? E tu chi sei? Mi chiamo Arion Sherwind. Io... ecco, è difficile da spiegare. Comunque, io amo il calcio ed è per questo che sono qui, per salvarlo. Devi credermi, noi vogliamo aiutarti, Mark. È perplesso. Ok. Mi credi? Certo, se dici di amare il calcio non posso che crederti. Se qualcuno ama davvero qualcosa, non può mentire a riguardo. Esatto. Richiesta di informazioni su potenziali obiettivi. Dati ricevuti. Sembra che abbiano viaggiato nel tempo per impedirci di implementare l'interruzione del flusso temporale. Esatto, amico mio. A quanto pare si sono già battuti con noi in un altro mondo parallelo. Capisco. Come intendi procedere? Sfrutteremo questa occasione per ottenere risultati su due fronti. Cancelleremo il calcio dalla vita di Mark Evans e Arion Sherwind. Ah, certo, due piccioni con una fava, voi, chiaramente. Volete davvero eliminare il calcio? Affermativo. Ok, se è una partita che volete, allora l'avrete. E vai così, se... Vi mostrerò quanto divertente possa essere il calcio. Sì, ma prima chiamate il telecronista, perché senza il telecronista non si va avanti, ve lo dico. Non avete speranze, ma va a quel paese. Siamo pronti? Sì, Mark. Bene, allora giochiamo. Vai così. Mark Evans parteciperà alla partita. Cambia la tua formazione. Metti Mark in porta e Biggis in panchina. Fatto. Ah, no. Devo fare così. Lo prendo, lo trascino e lo metto qua. Vai. Eccolo qua, è arrivato. Ehi, ehi, ehi. Questa non è la cucina. Dove sono tutti i miei utensili? E la spiaggia che fine ha fatto? Cos'è tutta questa erbaccia? Se non ti spiace. Sereni, amici futuristici, vi aiuto io. Ok, giochiamo a calcio. Sì! Yuhu! Vai. Ma abbiamo Mark in porta, regà. Non passa niente. Che poi, raga, sapete che cosa è successo? Qualche episodio fa, mi sembra il secondo, ho dovuto tagliuzzare la parte iniziale perché mi viene bloccato per copyright la canzone in sottofondo. Cioè, è assurdo! E quindi magari ogni tanto devo fare dei tagli oppure parlarci sopra in modo che non si senta. Si alzi il sipario, gente! La partita tra la Protocollo Omega e gli Arions sta per iniziare. Questa volta diletterò le vostre orecchie in diretta dallo stadio del Football Frontier, anche se non so neppure dove sia. Ok. Si parte. Mamma mia, quante pere prendi adesso, Hotel. Vai. Siamo pronti ad avviare le operazioni. E voi? Io avrei voluto giocare. Vabbè. Siate pure così aggressivi. Accidenti, stanno facendo a polpette i miei doppioni. Ma vai così, ribaltate. Questo è sbagliato. Non è così che si dovrebbe giocare a calcio. Ben detto. Evans, ma che perché Arion e Mark doppiati, lui no. Era finito il budget, vabbè. Evans, non comprendi ancora quanto distruttivo sia il potere che hai nelle tue mani. Ah sì? Beh, forse allora lo scoprirò presto. Voi non state giocando a calcio. Il pallone non serve per fare del male agli altri. Proprio così, state rendendo triste il calcio. Sì, è un buon modo per rendere il concetto. Ti chiami Arion, vero? Esatto. Alfa, usando il pallone in quel modo, ferirai il calcio. Presto la sofferenza del calcio finirà, perché il calcio stesso cesserà di esistere. E tu, Mark Evans, cesserai di esistere insieme a esso. Avvieremo ora le procedure per implementare l'interruzione temporale di Mark Evans. Fatevi sotto! Piace? In determinate fasi di gioco, alcuni avversari vanteranno una potenza fuori dal normale. Si tratta della modalità invincibile. I giocatori in questione saranno più che riconoscibili, perché c'è una scritta apparita sopra le loro teste. Non è possibile battere i giocatori invincibili negli scontri diretti, quindi non sprecare PT inutilmente. Ok.
Ma vado a destra, ma non uso le cose. Vado a destra di nuovo. Ho azzeccato due volte su due le cose. Tanto non lo posso fermare. E lui tira in porta. Comando di tiro 01. Vai, Mark. Fermerò quella palla. Se non ci riuscirò, perderemo. Vai. Cancellato per sempre. Senti qua che bella soundtrack, raga. Mi sa che è proprio questa quella che verrà bloccata. Mano di luce. Ah, ma è doppiata. Non lo sapevo, raga. Ce l'ha fatta. Ha usato la mano di luce. Cosa? Incredibile. Ci è davvero riuscito. È il fenomeno di risonanza tra mondi paralleli. L'ho parata. Ce l'ho fatta davvero. Vabbè, sei un drago, Mark. Si tratta di un fenomeno di risonanza temporale. I Mark Evans di tutti i mondi paralleli sono intervenuti per concentrare il loro potere in un unico luogo e opporsi a noi. Attento, questo Mark Evans non si conforma ai nostri dati. Ricevuto. Ora puoi usare mano di luce con Mark. GG, non passa più niente. Riempi la barra di avanzamento. E così faremo. Vai, 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 piglialo, piglialo, piglialo. A destra. Oppela, vai piccolè. Bravo piccolè. Bravo piccolè. Porca miseria, ci stanno i fuorigiochi. Non lo sapevo, raga. Ma quindi non ho capito, raga. Essendo invincibile non ha senso neanche che io ci provi? Completato? Alfa, dacci il segnale. Super tattica AX3. Az. Az. È invincibile, raga. Porca miseria, guarda! Come mi avvicino mi scansa! Comando di tiro 01. Arriva. Parerò anche questo tiro. Vai, Mark. Bombissima. Che paratona, il piccoletto. Evans ha sfoderato uno spirito guerriero per acchiappare la palla. Gli Arians hanno in mano la partita, gente. E quello che cos'era? È il tuo spirito guerriero, Mark. Spirito guerriero? È l'effetto dello spazio-tempo. Ti ha consentito di migliorare a una velocità prodigiosa. Magnifico! Assolutamente strabiliante! Superbamente incredibile! Oh, forse dovrei darmi un contegno, già. Perché sei diventato rosa? Questo è il mio indicatore d'emozione. Mostra quando sono entusiasta. Nulla di cui preoccuparsi, insomma. Che ne dici, Alfa? Non riuscirai mai a farmi odiare il calcio. Dobbiamo assicurarci che Mark fondi il club di calcio. Non possiamo perdere questa partita. Il futuro del calcio dipende dalla squadra della Reina. Esattamente. Lo spirito guerriero Grandius dentro Mark si è risvegliato. Oppela, babbo. Oh, cazzarola. Questo passaggio è stato un po' troppo lungo. Vai a destra. Prendilo, Fra. Bravo, Fra. Voglio fare... Vai. Furia del vento. E vai così. Vai così.
aspetta, portiere. Ma no, dai, ragazzi, i replay no. I replay no. Si possono disabilitare nelle impostazioni i replay, raga? Spero di sì. Che sinceramente, li vede ogni volta il replay. Non mi sconfinfera parecchio, eh. Oppela. Oh, fallo! Sgambetto! Ah, no, cavolo! Spirito guerriero? Sì. Ah, Fenix sovrano dei cieli. Vai, Super Pegaso alato. Proviamoci. Ah, sei cascato nella nostra mossa, fratello. Vatti a dormire. Dov'è Arion? Eccolo lì. Dai, sfondamento di squaglio, dai, su, levati. Sì, sì, spirale, le... sì, certo. Ci siamo... ci stiamo cagando sotto, compadres. Ma se io faccio un tiro normale? Lo provo? Ci voglio provare, raga, voglio vedere che succede. Ah, no, aspetta. No, segno lo stesso. Qua. Pum. Ti do una sberla col pallone. Pam. Se proprio lo volevamo sfondare, raga, facevo il tiro speciale, ma mi sembrava un po' eccessiva come cosa. Quindi ho detto, vabbè, dai. Non mi aspetto. Ma come fino primo tempo, ragazzi? La partita è finita. L'ho distrutto. Fei, stai bene? Deve essere difficile controllare tutti questi doppioni. In effetti sì. Ehi voi! C'è posto per me in campo? Victor? No, è il fratello! Victor, ci sei anche tu? Tu non sei... Non sono Victor, ma non ci sei andato troppo lontano. Sono suo fratello maggiore. Vladimir. Sono Vladimir Blade. Arion, giusto? Vladimir, ma tu cammini? Ti spiegherò dopo. Abbiamo un nemico da combattere ora. Oh, ok. E a Vladimir, raga, mi piace un botto. Sono davvero felice di poter giocare a calcio con te. Lo stesso vale per me. E poi sono ansioso di poter scendere in campo a fianco di Mark Evans. A chi lo dici? Vladimir, viene con te. Raga, comunque è ovvio che io qualche parte delle partite li taglio perché non posso metterla intera, altrimenti vengono video lunghissimi. Lui chi è? Vabbè, è una canzone nato zero, lasciamo stare. Vladimir Blade, un altro potente alleato da un mondo parallelo. Identità del soggetto maschio confermata. Si tratta di un errore causato dall'interruzione della linea temporale di Victor Blade. Intendi dire che appartiene a una linea temporale parallela creata da noi? Se è un errore, correggiamolo. Sì, vabbè, ragazzi, se avete visto l'anime, capirete il motivo. Lui che ruolo è? Attaccante. Qua. Vai. Vladimir Blade si unisce agli Arions nel secondo tempo. Ci aspetta una tempesta di emozioni d'ora in poi, gente. Beh, non so male a doppiare il telecronista, eh. Sostituzione. Entra Vladimir Blade. Andiamo a sfonnarli. Gioca. Riempi la barra di avanzamento. Oh, lo faremo. Vai subito, Vladimir. Destra. No, 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 fe. Destra. No, pure Arion. Dai, piccole. Vai, piccole. E porca miseria, piccole, sei tutti noi, eh. Anzi, eri tutti noi. Destra un'altra volta. Oh, santo cielo. E mo ti fermo a zambate. Che cavolo, regà. Anzi, voleva fermare. Scusatemi, Mannaggia. Vabbè, a lei gliela levo sicuro, dai. Sì, sì. Avanzamento completata. Mannaggia, che sfiga, oh.
Verrai corretto. Non credo proprio. Oppela, bustarelle. Fantastico, Vladimir è un fenomeno. È ora di usare lo spirito guerriero. Dobbiamo attaccare con tutte le nostre forze, seguimi. Ok. Ma io sta cosa non me la ricordavo! Vladimir è in grado di indossare l'armatura del suo spirito guerriero. Puoi farcela anche tu, Arion. Forza! Cosa? Ma come? Ma come? Spirito guerriero. Armatura. Posso farcela anch'io! Devo indossare l'armatura! Ora ci provo! Super Saiyan Nolato! Armatura! Signori! Oh, ci sono riuscito davvero! Finalmente ho l'armatura del mio spirito guerriero! Non ci credo, ma com'è possibile? Fantastico, Arion! Come ti senti? Ho una forza completamente nuova dentro di me e sento che potrai battere qualunque avversario! Ora segniamo, Arion! Va bene! Mamma mia, ragazzi! Arion può indossare l'armatura del suo spirito guerriero. Sì, fatemi il favore, va, dai, per cortesia, levatevi, dai! Dai, 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 sì, fai le tecniche, fai le tecniche. Mo arrivo. Per cortesia. Via. Ah! Ah! Voleva! No, raga, faccio un tiro normale. Tanto tiro con l'armatura. Sì, ciao. Ciao. Ciao, Goal! Così si fa! Stammi bene! Mamma mia, raga, quanto è fatto bene a livello grafico. Quindi è questo il potere dell'armatura. Incredibile! Ce l'hai fatta, Arion! Bravissimo! Ma, ragazzi, sto gioco spacca tutto. Ma, raga, sembra che sto giocando con i Cavalieri dello Zodiaco. Sfondamento. Che fa? Prova la tecnica. Ma levati, oh scemo! Levati, per cortesia! Allora, questo glielo faccio. Cascata di frecce! Maria! E quando la pari questa, compà? Ma dai, su, vatti a dormire. Mo sfondo pure la rete, sfondo. Palla in rete! Che bestia, Vladimir, raga. Gol! L'armatura dello spirito guerriero di Vladimir Blade ha letteralmente travolto il portiere in stile tsunami! Ha davvero un potere eccezionale. Questa partita si sta infuocando. Qualcuno accenda l'aria condizionata. Allora, ragazzuoli, siccome io non so quanto ancora durerà questa partita, facciamo che per adesso è veramente tutto. Nel prossimo episodio andremo a terminare questa partita e a scoprire cosa succederà dopo che questi hanno preso una legnata atomica. Sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!